percorso comune che le città stanno facendo, le città di Agheru e le città di Pesaro. Città di Pesaro che ha nello scorso anno avuto anche l'onore di poter essere inserita nel network delle città creative UNESCO come città per la musica, e ha raggiunto Bologna nel network delle città creative per la musica. Agheru, come sapete, è arrivata nella finale a Parigi nell'ambito invece dell'artigianato artistico e quest'anno a fine ottobre ripropone la sua candidatura. Insieme siamo stati anche a Parigi il 4 aprile con Paolo Fresu e abbiamo mostrato Agheru in tutte le sue specificità, dal corallo fino al jazz reggae fino alla musica. Oggi siamo qui per una bellissima mostra che vedete. Io ringrazio anche, oltre alla Fondazione Agheru, anche i padri francescani e il padre Paolo Cirina che ha consentito di realizzare qui la mostra del ROF 30 anni, poi vedremo come è articolata, e soprattutto la serata di domani che ci vedrà nella Prassa del Bisba al teatro dalle 19.30 con una serie di iniziative. Noi siamo molto contenti di questo rapporto con Pesaro che non si esaurisce in queste due giornate ma che andrà avanti. È un protocollo che poi presenteremo ufficialmente, forse non ti ho detto la data, ma il 1 ottobre con Matteo Ricci, il sindaco di Pesaro, faremo una conferenza stampa per la presentazione del suo nuovo libro e qui ad Agheru insomma presenteremo un accordo che è naturalmente pluriennale con la città di Pesaro. Diceva molto bene il sindaco, la nostra amicizia, diciamo così, è un'amicizia abbastanza recente, tra poco compiamo forse un anno, ma in realtà è su solide basi di artisti che insomma tra Pesaro e Agheru si sono avvicendati nel tempo, ma soprattutto conosciutici nella occasione della, che era richiamata appunto nella nomina delle città creative UNESCO, abbiamo avuto da subito la sensazione di due realtà che provano a parlare una stessa lingua, cioè prendere quello che di meglio hanno dalla propria tradizione artistica, artigianale, culturale e farne un elemento di profonda valorizzazione. Penso che se parlo solo di Agheru, in questo caso non parlo di Pesaro, ma se ogni città che d'Italia, l'Italia è un patrimonio di bellezza, di cultura, di artisti, insomma sono abbastanza ben distribuiti insomma con una certa democraticità, diciamo, però non tutti fanno un lavoro di valorizzazione come quello che è in grado di mettere in campo la città di Agheru. Questa cosa si è percepita molto a Parigi, ma si è percepita poi a maggior ragione dopo conoscendosi, vedendo le iniziative che vengono fatte. E questo ovviamente per l'UNESCO è uno degli elementi fondamentali, perché conoscendo bene la realtà, Pesaro ha avuto un percorso di 14 anni, quindi auguro, sono sicuro che quello di Agheru sarà molto più breve, ma il riconoscimento di Pesaro è venuto dopo due tentativi in cui abbiamo corretto il tiro, perché prima pensavamo che bastasse dire che siamo la città di Rossini per essere riconosciuti, ci ho detto grazie, non ci interessa, lo sappiamo già, dovete dire cosa portate in più alla rete. E poi l'ultima volta invece mancavano i requisiti di networking e di rapporti con le altre città UNESCO o comunque del mondo. Ed è esattamente quello che invece Agheru ha capito subito e sta facendo con forza, cioè raccontarsi a 360 gradi per tutte le sfaccettature e soprattutto iniziare già da prima della candidatura ad avere rapporti con città UNESCO, ma anche città che hanno comunque la loro importanza a livello mondiale.